Esauriti, bentornati sul canale, bentornati su YouTube. Prima di cominciare, 100 like e butterò nel cestino, se avete capito bene. Scarterò la mia rosa definitiva da circa 6 milioni e mezzo di crediti, che vi farò vedere in questo video. Quindi tirate su un bel pollicione per me, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere agganciati a tutte le prossime novità. Partiamo! Quindi, avete capito bene, 100 like per me e il prossimo video sarà dedicato a buttare nel cesso tutta la mia rosa della stagione. Questo perché mi voglio prendere una settimana, 10 giorni di ferie, quantomeno dal gameplay. Vi porterò comunque altri video con tutte le novità riguardanti FC24, perché ce ne sono, sta venendo fuori, quindi è normale che vi porterò dei video dedicati. Però, se volete anche voi prendervi una pausa, questo è il momento giusto perché a circa un mese dall'inizio del nuovo gioco, quindi 22 settembre prossimo, togliamo fuori 4 settimane. Quindi, subito dopo Ferragosto inizierà il pre-season. Pre-season, che cos'è? Pre-season è un modo di EA Sport di tenersi agganciati al gioco. Facendoci fare SBC, partite, obiettivi, con la promessa di regalarci nuovi pacchetti o comunque pacchetti aggiuntivi allo start del game, sia che noi abbiamo preso la versione Ultimate, quindi dal 22 settembre, sia che noi abbiamo preso la versione Standard, quindi dal 29 settembre. Comunque è un modo assolutamente utile perché anche se sono piccoli regali, tipo un pacchettino non scambiabile di giocatori rari, piuttosto un bonus di 1000 crediti per 10 partite. All'inizio ricordatevi che fa tutto fa brodo, e poi lo vedremo nel dettaglio quando andremo a discutere di come iniziare al meglio FC24. Quindi andiamo a vedere la mia rosa e ricordatevi 100 like, e il prossimo video sarà dedicato a cestinare questa rosa che è quella con cui sto giocando adesso. Partiamo dal modulo. Il modulo è sempre il solito 4-2-4, che poi in game diventa il 4-2-2, e ricordatevi di andare a pescare il video in cui descrivo il mio modo di giocare, quindi con il terzino destro che sale e il COC di destra che va a fare il COC centrale, sfruttando un barbatrucco del gioco. Come dicevo, parto col 4-2-4 per questioni di opportunità, poi in game vado a switchare la tattica. Portiere sempre lui, Casillas. Ormai sono abituato a giocarci, non fa assolutamente parate strepitose né cazzate devastanti. Quindi nel complesso un portiere buono, non stratosferico come può essere Van der Sar, però sinceramente, come vi ho detto più di una volta, lo trovo gratis, va più che bene, quantomeno per quello che devo fare io, che non devo fare il competitive. Terzino destro, Jonathan Klaus che mi sono abituato ad usare, soprattutto in fase di sovrapposizione, ha un'ottima stamina, fa buonissimi recuperi in difesa, nonostante siamo a fine gioco, però comunque è una carta tozza, quindi non è che sia la carta più scarsa del gioco. Ci sono terzini migliori, ma a me comunque va benissimo lui, sia per l'apporto che mi dà in fase offensiva con assist. Pochi gol, devo dire la verità, ci sono sicuramente terzini che segnano di più, ma lui mi dà un buonissimo apporto di assist e comunque quando ritorna è un treno e si appiccica l'uomo e non lo molla un secondo. Centrali, Buffon, SBC divenuta forma, uno dei migliori difensori centrali del gioco, assolutamente indiscutibile, velocissimo, ritorna, non è completamente full automatico. Ogni tanto buca qualche intervento, ma c'è sempre lui, SBC migliore della stagione, Sergio Ramos. Sergio Ramos ancora adesso con i footies che vanno alla velocità della luce, non ne perde uno, recupera ovunque. Ha avuto solo un momento di calo a febbraio, tra febbraio e marzo, però poi si è ripreso alla grandissima. Quindi la mia migliore SBC di quest'anno è sicuramente lui, senza se e senza ma. Terzino sinistro, Robertone Carlos, icona copertina.
ho speso un capitale, ne vale assolutamente la pena. In teoria avrei dovuto cambiare Klaus e fare il mio giochino di inversione del terzino che sale e va a fare l'ala, perché comunque a livello offensivo è fortissimo, fa dei cross strepitosi. In ogni caso ho cambiato leggermente la mia tattica andandogli ad applicare sovrapponiti, quindi anche lui è, diciamo che è un pochino più offensivo rispetto alla mia tattica standard, però a questo punto del gioco ce la possiamo anche permettere. I mediani nel mio modulo sono Socrates, uno dei 5 centrocampisti difensivi più forti del gioco, perché è aggressivo, si attacca all'uomo full automatico, fisicamente non lo batte nessuno e ha la tecnica per far ripartire tutta la squadra. Quindi se devo consigliarvi un giocatore da prendere adesso che non costa più neanche quei 600-700 mila crediti a cui ho comprato io, vi consiglio sicuramente Socrates e state tranquilli che non vi sbagliate. Al suo fianco Milinkovic-Savic, un altro mutaforma, come vi ho detto prima volta non è stata una delle promo che mi è piaciuta di più, però ho buttato dentro questi portieri in mezzo al campo che hanno fatto la differenza per un bel po', quindi sto continuando a usarlo anche perché sradica un sacco di palloni, coi piedi ce la sa, quindi riesce a farci giocare in maniera tranquilla e serena, e anche se sbagliamo qualcosa poi sappiamo che c'è lui che ci dà una mano in fase difensiva. E poi veniamo alla quaterna offensiva che è formata da Kerky, preso con l'SBC dei Footies, ottima ala ma anche ottimissimo COC. Io lo alterno tantissimo con Vitigna, che faccio giocare come COC di destra e che quindi è il mio COC che poi scala al centro per lasciare il posto a Klaus che sale. Ha un po' meno stamina rispetto a Vitigna ed è per quello che lo faccio giocare esterno, perché comunque il mio COC che rimane centrale si stanca una marea e Vitigna, avendo stamina più alta, regge per 70-75 minuti ad alto ritmo. Poi vi spiego dopo i cambi che faccio per mantenere alto il livello davanti. Le due punte sono Cech, insostituibile, la punta, portiere punta più forte del gioco, il giocatore lenti più forte del gioco a mio avviso. Lo faccio partire leggermente dietro rispetto all'altra punta che è il solito Mbappé 92, mi sono svenato per farlo, ma se tornassi a novembre lo rifarei assolutamente. Mi ha fatto cataste di gol, continuo a farli e oggi lo posso anche fare giocare da esterno, perché come andremo a vedere quando analizzeremo la mia panchina, può fare tutti i ruoli d'attacco senza se e senza ma, non vi deluderà. E vi dico una cosa, che arrivati adesso, per divertirvi, se non l'avete ancora provato, provate anche Mbappé base che costa veramente una belinata. Partiamo dalla panchina. Panchina formata da Cavani level up, non è un grandissimo giocatore, ma quando sono in apnea lo butto dentro e qualche gol lo fa. Roussillon, assolutamente una sorpresa. Quando lo butto dentro, sia da terzino che da centrocampista centrale, non mi delude assolutamente. Automatico, completo. S'appiccica l'uomo, fisicamente non è un cicloc, ma rompe veramente le scatole all'avversario. Quindi al momento costa niente, se avete una Bundesliga o se riuscite a gridarvelo, ve lo consiglio con tutto il cuore. Tammy Abraham è assolutamente un ottimo sostituto di Cech. Arrivato al 75esimo, quando stravolgo l'attacco, lui va al posto di Cech. Dritto per dritto, non ferma nessuno, gol lo fa perché ha un tiro che è strepitoso. Quindi se avete la possibilità di farvi ancora l'SBC, fatevela e non vi sbagliate. Links, giocatore gratis, velocissimo, anche lui va a finire dentro la mia quaterna d'attacco quando sono al 75esimo, che vado a stravolgere un po' le carte in tavola. Per di più era gratis, quindi meglio di così si muore. Colomoni, sorpresa, non è un passatore, non fa degli assist incredibili, ma sulla fascia è clamoroso. Prende palla dritto per dritto, non lo ferma nessuno,
Poi dovete un po' arrangiarvi nel girarvi perché comunque è un po' un tronchetto, nonostante abbia questi movimenti ampi, però anche lui è un giocatore che vi consiglio da assolutamente, se non avete ancora fatto la SBC, avete la possibilità o di bridarlo direttamente nel vostro team titolare o di buttarlo in panchina e usare gli ultimi 20 minuti. Assolutamente un giocatore che può fare la differenza, vi può far vincere delle partite. Il solito Jonathan David, come sapete quest'anno mi sono portato dietro la riga tutta la stagione, magari l'anno prossimo, prima di andarmi a incasinare la vita con una lega in particolare, ci penserò due volte, anche perché comunque tra Jonathan David, Fofana e un po', mi sono un po' complicato da solo la vita e lo so, quindi l'anno prossimo magari ci penserò due volte, anche se come state vedendo e se avete seguito Fantacalcio e il calciomercato, ci sono dei movimenti incredibili, soprattutto verso l'Arabia. Quindi anche su questo poi dovremo fare un bel discorso e capire che cosa succede con tutti i giocatori che si stanno muovendo verso l'Arabia. Ultimo, Kessié, forse anche João Félix. Quindi iniziamo ad avere un João Félix Ronaldo che può diventare una coppiata per iniziare la stagione assolutamente interessantissima. Più tutti i vari Brozovic e altri giocatori, Kanté, su questo rimaniamo agganciati perché dobbiamo fare assolutamente un bel ragionamento anche in funzione dello starter che vogliamo usare per FC24. E lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate su questo flusso di campioni verso l'Arabia. Ultimo, ma non più scarso di tutti, Casemiro, che ho trovato in un pacchetto, non mi ricordo neanche che pacchetto, non scambiabile. Ottimo giocatore, che quando andrà a fare un cambio tra Milinkovic e Socrates sono sicuro che è una garanzia. Dicevo prima del giochino che faccio verso il 70esimo. Verso il 70esimo che cosa succede? Succede che Vitinha inizia a essere spompato. Lo stesso Kerchi, l'unico che regge bene è Mbappé e anche Cech è spompato. Quindi che cosa faccio? Vado a buttare dentro Abraham al posto di Cech. Mbappé lo sposto alla sinistra, butto dentro Links come trequartista puro, quindi al posto del Vitinha d'inizio game, e vado a buttare dentro Kolo Muani come seconda punta. La seconda punta che sta a metà tra Abraham e Mbappé. E se c'è da correre, Mbappé gli dà in profondità e Kolo Muani fa il vuoto. Palla dentro per Abraham e è quasi sempre gol. Quindi questa era la mia ultima rosa definitiva. Vi ricordo, 100 like e la butto nel cestino con un video dedicato. Poi dicevo all'inizio che fondamentalmente tra un paio di settimane, quindi diciamo il weekend post Ferragosto, inizierà la pre-season. Quindi se siete stanchi e avete bisogno di caricare un po' le batterie e staccare un po' la FIFA 23, questo è il momento giusto. Una decina di giorni facendovi una partita due ogni 2 o 3 giorni come sto facendo io adesso, giusto per staccare anche un po' la spina e sconcentrarvi su altre cose. Ad esempio sto guardando Fantamercato perché comunque farò un fantacalcio e se siete interessati lasciate un commento e vi farò vedere la mia squadra di fantacalcio. E poi c'è da seguire il calciomercato con tutto quello che dicevamo prima, quindi il flusso di giocatori verso l'Arabia, chi prenderà il Milan, chi prenderà la Juve, i top player, il Real Madrid riuscirà a prendere Mbappé oppure no? Højlund che dall'Atalanta va al Manchester United, probabilmente sarà un crack come è stato Haaland. Quindi anche su questo, se siete interessati, lasciate un commento e faremo una bella discussione su tutto quello che può essere un buon start per FC24, come riuscire a fare gli incastri in funzione anche dei giocatori che andremo a pescare, anche in relazione alla versione che abbiamo preso. Se abbiamo preso la Ultimate Edition, viene da sé che il primo giorno di accesso avremo il bonus, quindi il Team of the Week garantito piuttosto che il giocatore a scelta.
e soprattutto anche in funzione dei pacchetti che andremo a guadagnare col pre-season, perché vi ricordo che oltre alle 10 partite a 1000 crediti a partita ci potrebbe anche essere il caso che ci sia una sfida da fare, che poi comunque ne discuteremo quando usciranno le promo, e quindi adesso sto solo inventando, ma potrebbero succedere sfide che ci regalano un pacchetto di oro rari. Dubito fortemente che all'inizio ci regalino un pacchetto oro rari anche se non scambiabili, però da lì può uscire fuori quello che per noi all'inizio potrebbe essere il giocatore di riferimento attorno a cui costruire la squadra. Quindi secondo me il da farsi giusto è che ci facciamo tutti una bella vacanzina, mi fate sti 100 like in modo che io butto nel cesso questa squadra, poi con i crediti che ho a disposizione mi ricostruisco con calma una squadretta dignitosa e con questa squadra disputerò il pre-season per guadagnare i miei pacchettini, che poi andremo a aprire quando uscirà effettivamente il gioco. Per oggi è veramente tuttissimo, io non posso fare altro che invitarvi ancora sempre e sempre di più a buttare un bel like, a iscrivervi al canale e rimanere agganciati attivando la campanellina, perché comunque io finisco il gioco qua perché mi voglio un po' riposare, ma continueranno a uscire video su video su video in attesa che esca finalmente il nuovo gioco, o comunque in attesa che inizi il pre-season per iniziare a accumulare un po' di pacchettini e un po' di bonus